Bene, buonasera a tutti, benvenuti al penultimo incontro del corso sulla multimedialità nella didattica. E ora passiamo a vedere un paio di filmati, uno realizzato da una collega che trovo molto divertente e ricco di inventiva, e l'altro realizzato dal sottoscritto per testare, diciamo, per riconoscere e memorizzare quelli che sono i comandi utili da tastiera per poter fare delle riprese all'interno di Second Life. Bene, vediamo insieme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Come fare delle riprese ottimali in Second Life? Bene, ci sono delle persone molto più esperte di me, diversi video su YouTube o anche su altri siti specifici. Io umilmente proverò a darvi qualche piccolo consiglio. Come vedete, siamo all'interno sempre della nostra didattica, all'ingresso dell'area numero 4. Bene, qui ovviamente ho usato una situazione di zoom un po' particolare che passo a spiegarvi, però prima di iniziare questo mi permetto umilmente di darvi qualche piccolo consiglio. Il primo piccolo consiglio è andare sulla scheda modifica, scegliere preferenze,
e dalla prima scheda, che solitamente appare, che comunque è quella generale, controllare che al lato di mostra nomi ci sia, tra le tre opzioni, scelto mostra temporaneamente, in modo da non renderli sempre visibili, perché possono disturbare ovviamente le nostre riprese. Lascio anche nomi avatar in piccolo e nascondi il mio nome sul mio schermo. Applica. Ok, e il gioco è fatto. Adesso, ad esempio, tramite il menu visualizza, possiamo attivare i controlli della telecamera, perché sono molto utili, e attivare anche il controllo o i controlli dei movimenti. Vedete, è questa piccola finestrina qua, che possiamo anche spostare tenendola premuta con il clic sinistro del mouse. Però appunto, siccome una cosa in più che in questo caso non ci interessa, possiamo fare anche altrimenti. Qui serve, vedete, per gli spostamenti sinistro, destro, alto, basso, per gli zoom, poi sempre destra e sinistra, alto, basso, ma evitiamo di usarla, quindi con un clic lo chiudiamo. Tanto abbiamo visto come possiamo attivarla. Questo è lo stesso, ora mi cambierà la visuale. Comunque, se io premo ad esempio la freccia sinistra, vedete, si riferisce al mio avatar, e quindi movimento sinistro, destro, ruoto leggermente in avanti, indietro, qui per fare dei salti o volare più in alto, qui più in basso, o per terminare il volo dolcemente. Però in questo caso, appunto, siccome disturbano e non ci interessano, facendo un clic sulla X lo chiudiamo. Un'altra cosa utile è disabilitare, cioè chiudere, la parte della chat, tanto non stiamo parlando con nessuno, siamo da soli. Quindi andiamo su questo pulsantino e facciamo, vedete, mostra la barra della chat. Se ci facciamo un clic sinistro, questo scompare. Allora, poi saprete tutti che, e tutti quanti noi abbiamo senza dubbio, un mouse con il cosiddetto scrolling, con la rotellina. Quindi se giriamo la rotellina in avanti, facciamo degli zoom, degli ingrandimenti, e indietro per allontanarci. Poi ci possiamo avvicinare o meno personalmente all'oggetto, eccetera. Però questo, insomma, non ci è utile più di tanto. Passiamo comunque all'interno della nostra area. Abbiamo con noi la visuale della stupenda scacchiera di Scorpio. Tenendo premuto il tasto CTRL, vedete che il cursore cambia forma e posso spostare o meno l'oggetto. Allora, per ottimizzare, diciamo, la nostra ripresa, io posso tenere premuto il tasto ALT, vedete che appare una lente di ingrandimento con un più, fare un clic sull'oggetto che viene centrato, tenere premuto sempre il tasto ALT, non lo lasciamo, altrimenti se lo lasciamo vedrete che scompare, ritorna la freccettina al cursore. Quindi teniamolo premuto, ci avviciniamo con lo zoom, con lo scrolling, e poi se, sempre tenendo premuto il tasto ALT, usiamo i tasti sinistra e destra, vedete che possiamo roteare la visuale della telecamera intorno all'oggetto. Ci avviciniamo, ci possiamo allontanare, non troppo perché sennò ritorna la visuale con l'avatar, però che appunto non ci interessa, noi ci stiamo concentrando sull'oggetto. Ma una cosa molto più utile probabilmente è usare in combinazione i tasti CTRL e ALT. Vedete che non è più la lente di ingrandimento con il più, ma cambia proprio la forma. Allora, se noi facciamo ancora un clic, possiamo, in questo caso sempre tenendo premuti i due tasti in combinazione, quindi il tasto CTRL e il tasto ALT, avvicinarci all'oggetto,
La cosa interessante è che con la freccia in avanti noi possiamo osservare l'oggetto dall'alto. Possiamo con le frecce sinistra e destra girare la visuale e quindi allineare l'oggetto che ci interessa. Oltretutto dovremmo riuscirci, proviamo, vediamo che lo possiamo guardare anche da sotto, nella parte sottostante, ovviamente perché è stato alzato dal pavimento. Perfetto, un'altra piccola cosa, e questa è l'ultima, dal menu visualizza possiamo notare che ci sono tre comandi di zoom da usare sempre con la tastiera. In questo caso vedete command invece che control, perché io sto usando un Mac, quindi se in abbinamento usiamo e passiamo a fare la prova il tasto command e premiamo l'8, vedete che si allontana, con il 9 invece control 9 niente, control 0, control 9, vedete, control 8 vi allontano, 9 riavvicino, control 0 è quello di default che avvicina, però ovviamente va a scatti, quindi ecco perché ve l'ho detto per ultima. Quindi giriamo la visuale, vado su me stesso per salutarvi, riattivo, se vi ricordate, la voce, lo vedete da queste ondine, dal pallino bianco e da queste ondine che si muovono, faccio uso proprio lo zoom che ho usato prima e vi faccio vedere cosa succede su una persona, cioè su un avatar. Vi potete guardare dall'alto, mi posso allineare, intanto non ho cose di sorta particolari, però insomma, potete osservare anche dal basso. Benissimo, alla prossima, vi saluto. Fate le prove anche voi e fatemi sapere se questo piccolissimo, bellissimo video vi è stato utile. Ciao!